Buongiorno e buon caffè latte a tutti. Oggi è martedì 31 gennaio, termina il nostro gennaio. Fra pochissimo con noi in studio l'avvocata Mara Scatigno, è tornata a trovarci per parlare nuovamente di temi che molto spesso ci toccano direttamente e anche indirettamente. I casi di cronaca lo sappiamo, li ascoltiamo all'ordine del giorno in riferimento a manipolazione psicologica, truffe romantiche online e gaslighting. Più subdola forse delle tecniche di manipolazione psicologica, ne abbiamo parlato in passato, ne riparleremo naturalmente anche quest'oggi, quindi a brevissimo sarà con noi qui in studio e parleremo di questo e tanto altro. Saluto Stefano Massaro, buongiorno Stefano. Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, buon martedì mattina. Inizieremo fra poco con lui la rassegna stampa, poi in diretta dall'Antartide per la 38esima spedizione italiana di ricerca ci sarà il professor Giuseppe Mastronuzzi dell'Università degli Studi di Bari. Ci faremo spiegare cosa stanno progettando dalla Baia di Terranova e poi, come ogni settimana, ci sarà il mio personalissimo corso di cucina, nel senso che Antonio Sgarra, Cosimo Maddalena e tutti i suoi collaboratori lo fanno espressamente per me. Nuovamente naturalmente da Corte Bracco dei Germani, e appunto con noi ci sarà quest'oggi il pasticcere, il maestro pasticcere Cosimo Maddalena. Iniziamo subito come sempre con l'almanacco del giorno.
gli accadimenti. È una cosa che accade spesso, ma molto spesso forse non ce ne rendiamo conto. Lo esatto. Riprendiamo fra poco. Io partirei, dato che comunque il libro, questa è la versione aggiornata, giusto? È la versione aggiornata, tra l'altro con la prefazione di Morena Zapparoli, che è l'ex, la moglie di... l'ex vedova di Funari. Di Funari. Sì. Vorrei partire con te dalla parola tradimento. Parliamo di tradimenti, credo siano nati con l'uomo praticamente, però sicuramente ti chiedo, in tanti convegni nel tuo lavoro giornaliero da avvocata, ti capita spesso di avere a che fare con questa parola? Assolutamente sì, intanto tradimento è un termine polisemantico, se vorremmo dire, nel senso che non è possibile dare un'unica risposta, ma ci sono tante definizioni a seconda della sensibilità di chi, insomma, è chiamato a rispondere sull'argomento. Di tradimenti se ne è parlato in letteratura, in psicologia, in psichiatria. Io posso dare una personalissima opinione, fermo restando che giuridicamente il tradimento ha un peso specifico in presenza di alcuni presupposti, ma dal mio punto di vista il tradimento, che tra l'altro deriva dal latino tradere, che sa significare dare oltre, buttare una persona all'avversario, al nemico. Il tradimento, dal mio punto di vista, opinabile o meno, è un'espressione involuta della personalità. Perché sostanzialmente non possiamo essere ostaggio di istinti primitivi, no? E quindi una persona responsabilmente che provi attrazione per un'altra persona o ritenga che il suo partner non soddisfi più le sue aspettative, dovrebbe porre ragionevolmente termine la relazione senza ricorrere, insomma, a questi espedienti a cui si ricollega il concetto di trasgressione. Ma l'unica trasgressione che poi avviene è quella del patto di fedeltà, di solidarietà tra due persone. Sì, è vero. Poi giuridicamente ci possiamo porre il problema se il tradimento è motivo di addebito. Giustissimo, perché molto spesso, sappiamo benissimo, tra l'altro si parla anche spesso di sentenze ormai che esatto. stanno anche cambiando la... Esatto. La giurisprudenza da ultimo, sì, le sentenze poi chiaramente hanno delle implicazioni importanti sull'esito del rapporto di coniugio. La giurisprudenza consolidata, vale a dire i giudici, le sentenze dei giudici, da ultimo si sono determinate nel senso di ritenere che il tradimento di per sé non è motivo di addebito. Chiaramente la condizione è che prima del tradimento la coppia era già in uno stato di crisi. Ok, quindi se una coppia è in crisi e esatto. uno dei due tradisce, trova l'amante, perfetto. Non è motivo di addebito. Quindi in sostanza non ci sono delle implicazioni sotto il profilo patrimoniale. Economico, perché chiaramente esatto, l'addebito che cosa comporta? Che io non ho più diritto al mantenimento, che io perdo i diritti successori. Ho soltanto il diritto agli alimenti. La dico, naturalmente tu sei un avvocato, però la dico in maniera semplice. Se avete deciso di lasciarvi, iniziate a far andare male prima la coppia, così almeno siete giustificati, altrimenti esatto. poi è motivo esatto. di addebito. Esattamente. L'ho detto in maniera spicciola, facciamo così, credo sia così, giusto? È assolutamente così. Oh, perfetto, allora avevo chiarito, inquadrato la situazione. Naturalmente sì. potremmo parlare di tradimento forse per ore, perché per ore. Come ho detto, nasce con l'uomo e le sfaccettature credo siano anche tante, differenti, cioè ogni caso penso sia un caso a sé. Sì, è un caso a sé, tra l'altro anche lo stesso tradimento può integrare il substrato di violenza psicologica, no? Nel momento in cui c'è un partner fedifrago che però nega patologicamente alcuni elementi indizianti a suo carico e la partner si trova in uno stato di dissonanza cognitiva, perché da un lato prende atto in effetti che ci sono dei comportamenti indici di infedeltà, ma dall'altro lato si lascia così ammaliare dalle bugie del partner, dalla totale negazione, e conseguentemente si trova in una situazione di scissione, no? Tra quello che vuole credere e quello che è la realtà, che, di cui dovrebbe prendere atto ma che rifiuta di prendere atto, no? Noi ne parliamo naturalmente in maniera giuridica con te perché ci lavori ogni giorno, però sappiamo benissimo che nel tessuto sociale italiano, ma io dico di tutta l'umanità, ognuno di noi ha un amico, un parente, un conoscente che si è trovato in situazioni del genere. Dato che stiamo parlando di questo alveo di situazioni, facciamo così, ce n'è un'altra che, di cui si sta parlando tantissimo
da un po' di tempo e ogni tanto esce un caso, forse prima non veniva neanche presa in considerazione. Vorrei partire da una storia che tra l'altro è una storia pugliese, se la vediamo a video, se la regia ce la manda, è di qualche giorno fa. Una 53enne pugliese, non so se l'hai sentito, residente in Piemonte, è stata condannata a 6 mesi di reclusione al Tribunale di Assi per sostituzione di persona. E, c'è una storia dietro di conoscenza su Facebook, certo, di una foto profilo che non era una foto profilo, addirittura anche del cambio di sesso, cioè una donna si era innamorata di un uomo, ma era una semplice fotografia ed era una donna di Torino che aveva bisogno e voleva affetto. Addirittura al telefono diceva di avere questa voce un po' femminile perché aveva subito un'operazione alle corde vocali. Un po' di indagini, la signora leccese si è resa conto di essere stata truffata, non economicamente questa volta. Sono sempre più frequenti questi casi, o prima non li conoscevamo? Allora, intanto nei tempi moderni si assiste ad un uso massiccio dei social network e del web, che è lo strumento privilegiato attraverso cui queste condotte si consumano. Anche quindi, più facili rispetto al passato. Ed è anche più facile, sono sicuramente più accessibili anche queste chat di dating, questi social. Sostanzialmente in questo caso si parla di sostituzione di persona. Siamo nell'ambito di una specifica fattispecie incriminatrice. La condotta chiaramente di per sé è riprovevole, perché io utilizzo un'immagine non mia, un'identità non mia, e mi spaccio per una persona che in realtà non sono, creando delle aspettative, creando una rappresentazione di me non conforme alla realtà. Poi ci sono delle condotte che in termini di gravità sono ancora più rappresentative, come quelle di truffa amorosa, truffa affettiva, a cui si accompagna non soltanto un'immagine non reale, una identificazione di una persona che non corrisponde in realtà, ma in più c'è un atto di disposizione patrimoniale da parte del truffato dal punto di vista sentimentale. Il caso Cazzaniga forse è stato uno di quelli più discussi, è andato alle Iene, vediamo anche le immagini del pallavolista truffato. Tra l'altro questa era una delle ultime notizie, sono stati sequestrati 74.000 euro per alla complice e a chi naturalmente aveva protratto la truffa nel tempo, però lui ha perso 750.000 euro. Assolutamente sì, questo è un caso topico che tra l'altro trattiamo nel quarto capitolo del nostro libro, specificando tutti quelli che sono i meccanismi psicologici di persuasione e di manipolazione che porta un soggetto che magari si trova in un momento di particolare fragilità emotiva a cedere a queste lusinghe, a queste attenzioni di una persona che in realtà ha in mente un'unica strategia, quella di depauperarti economicamente. Questa storia forse fa capire anche tanto che non c'è bisogno di essere, cioè non solo le persone semplici possono incorrere in una cosa del genere, ma se un pallavolista di Serie A, quindi una persona che anche socialmente, certo, ha tanti amici, esce, certo, non è uno sprovveduto, nel senso che gira, certo, dovrebbe conoscere il mondo, riesce addirittura per anni a subire qualcosa del genere. In questo caso c'è stato il denaro di mezzo, però nel caso di prima, nel caso pugliese della signora leccese, non c'erano richieste di denaro. Qualcuno può pensare che comunque si possa fermare al gioco, ma un gioco non è, la sostituzione di persona è un reato. È un reato a tutti gli effetti. Consentimi una riflessione, perché tu hai fatto una precisazione di un'importanza nevralgica e quindi vorrei sottolinearla. Quando hai specificato che Cazzaniga, un uomo, un professionista, uno sportivo, socialmente anche inserito in un tessuto appagante, possa cadere tranello di tali meccanismi, il che significa che nessuno è immune da fenomeni manipolatori, perché tutti siamo suggestionabili sotto il profilo emotivo, sotto il profilo sentimentale, tutti siamo manipolabili, anche perché la manipolazione attecchisce laddove il manipolato non sa di esserlo. Siamo tutti predisposti ad essere oggetto di meccanismi, ma d'altronde basti pensare anche il condizionamento nei comportamenti di consumo. Quando noi andiamo al supermercato, la posizione strategica di alcuni prodotti,
oppure la collocazione dei dolciumi in prossimità delle casse, perché si presuppone che il nostro spirito di resistenza rispetto alle tentazioni sia portato... Il mio è zero, cioè io arrivo alle casse e compro solo è una befana, un'epifania ogni giorno che vado a fare, quindi lo dico, siete bravissimi, sono anche io manipolato. Oppure l'utilizzo di alcuni colori, no? Facebook ha il colore blu, non è un caso. Quindi noi siamo immersi in una fitta rete di manipolazione che talvolta si propone fini malevoli, altre volte fini più o meno positivi, ma sostanzialmente ciascuno di noi può cadere vittima di truffe, vittima di tradimenti, vittima di manipolazioni. Chiuderei con quest'ultima frase, ma ho anche ancora tante domande da farti. Stefano, invece, ti avevo abbandonato per un po' perché eri immerso nella rassegna stampa. Qualche anticipazione, siamo pronti? Sì, in realtà ci sono tanti argomenti quest'oggi, vedremo le prime pagine dei giornali, si parla tanto, insomma, in termini di giustizia, questi sono giorni particolarmente, insomma, importanti per quel che riguarda anche il governo, ci sono le tensioni soprattutto nel milanese, soprattutto nella capitale Roma per la questione Cospito, ovviamente il 41 bis è al centro dei pensieri appunto del governo che continua a lavorare anche sulla riforma della giustizia e poi ci sono ovviamente tantissimi altri temi, si parla ancora ovviamente di guerra tra Ucraina e Russia, avremo anche qualche curiosità dal territorio, le vedremo davvero tra pochissimo, Francesco. Perfetto, benissimo, fra poco la rassegna con Stefano, continueremo con l'avvocata Marascatini a parlare di tanto altro, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi. La TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV, con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. Eccoci sempre in diretta con Caffè Latte, 7.50 del mattino in questo momento, siamo sempre in onda in Puglia e Basilicata sul canale 18, non lo dimenticate, e poi se ci volete seguire invece in live streaming, eccolo qui su Facebook e su YouTube, siamo sempre live, le puntate le trovate poi tutte lì e anche sul nostro on demand. Marascatini, la nostra avvocata quest'oggi con noi, in collegamento invece per la parola del giorno c'è Maria Antonietta del Liceo Scientifico Tito Livio di Martina Franca quest'oggi. Buongiorno Maria Antonietta, come stai? Buongiorno, buongiorno. Tutto bene, grazie. Tutto bene, hai scelto questo panorama un po' bucolico. Sei fuori dalla scuola?
sì, aspetto il suono della campanella e poi inizia la giornata scolastica. Brava, ci sta, due chiacchiere, un po' di relax prima di poi entrare a scuola. Allora, raccontaci fuori dalle mura scolastiche, quest'oggi qual è la parola che hai scelto? La parola di oggi è trasecolare. Ci piace, vai! Allora, è una parola che deriva da appunto la parola secolo, con questo prefisso che è molto importante al fine del significato. Significa infatti meravigliarsi molto ed essere stupefatti. Infatti questo prefisso intende proprio questo andare oltre, trapassare qualcosa. Infatti è un'emozione che va al di là dell'emozione fisica. Infatti sul viso traspare poco e nulla, è più un'emozione interiore che si vive interiormente ed è molto potente e soprattutto molto elegante come parola. Trasecolo quando ricevo una notizia molto importante o comunque ricevo un messaggio da parte di una persona che mi chiede di fare qualcosa per lei, una persona che io stimo molto, e quindi trasecolo in questo senso, ecco. Io trasecolo ogni volta che il nostro direttore Stefano entra qui, inizia una nuova settimana e lo trovo, eccolo che ride, qui in studio per narrarci le notizie. Va bene Stefano, l'ho utilizzato bene come termine? Sì, l'hai usato, credo, perfettamente. Chiedi. Va bene, no, l'hai trovata anche una accezione, o meglio, hai trovato anche l'inserimento giusto, quindi noi ti ringraziamo, ti lasciamo alla tua scuola. Che cosa farai quest'oggi a scuola? Ho un compito, quindi mi serve un po' di fortuna, ecco. Compito di? Matematica. È in bocca al lupo allora, c'è anche la nostra avvocata che viene dalle scienze umanistiche. Com'era la matematica? Anche no, perfetto. Non è fa, in bocca al lupo allora, Maria Antonietta, per il tuo compito di matematiche, grazie. Grazie a voi. Materie umanistiche sì, matematica anche. Io vengo invece anche dal liceo scientifico, quindi altri tipi, avevo qualche problemino invece in altre cose un po' più umanistiche, facciamo così. Chi è perfetto invece in queste cose è sempre il nostro Stefano. Stefano, rassegna stampa. Assolutamente, partiamo subito dalle prime pagine dei giornali e quest'oggi volevo partire dal Sole 24 Ore perché ci sono diverse notizie estremamente interessanti, anche alcune curiosità, le vediamo assieme. Allora, partiamo dalla notizia di apertura in taglio alto: la Guardia di Finanza mette sotto tiro bonus e partite IVA, la strategia per il 2023. Viene spiegata ovviamente in pochi punti, comunque in 53 piani operativi c'è il focus sulle attività apri e chiudi e soprattutto sull'uso in debito dei crediti e dei fondi, insomma del PNRR, e ovviamente i controlli sono mirati su chi non risponde alle lettere del fisco sulle frodi per i carburanti, qui ovviamente c'è una specifica poi all'interno. E poi ci sono ovviamente altre notizie, intanto diciamo in taglio centrale vediamo queste due foto con i loghi di Google ed Apple. Si parla davvero tanto in questi giorni di quello che è un po' il monopolio di Google, soprattutto per quel che riguarda i motori di ricerca, e l'intelligenza artificiale, che invece adesso in questo momento sta davvero minando un po' questo mercato che Google si è costruito negli ultimi anni. Allora, Apple e Microsoft provano appunto a renderlo davvero più complicato questo mercato di Google attraverso appunto l'intelligenza artificiale. Si stanno muovendo con grande rapidità e insomma si parla tanto, Francesco, appunto di questa nuova intelligenza artificiale che ha la portata davvero di tutti, e insomma provano a sfruttarla anche Microsoft ed Apple da questo punto di vista. Vedremo che succederà nei prossimi mesi. È un argomento interessante ma anche difficile anche chiacchierarne, perché sembra di vivere il futuro che vedevamo anche a me piacciono i film di fantascienza, e quindi molto spesso ogni volta che vedo cose del genere mi rendo conto di quanto stiamo andando oltre e quanto può diventare anche difficile gestire, certo, cose di questo genere. Tu dal punto di vista della giurisprudenza sicuramente, ma anche dal punto di vista umano. Mi viene in mente una cosa semplice: Striscia la Notizia molto spesso fa
con l'intelligenza artificiale, con alcuni meccanismi di montaggio, delle gag, uh-huh, dove vengono ripresi personaggi politici che sembrano loro ma sono dei comici, ai quali viene messa una faccia. La gente non riesce a distinguere, certo, un Renzi, una Meloni, un Salvini dal reale. Cosa succede in questo caso? Chiaramente se la finalità è unicamente satirica, nulla questio, il problema si pone sotto il profilo giuridico nel momento in cui c'è una sovrapposizione di un'immagine ad un corpo e magari quell'immagine avviene all'interno di un video sessuale. Perché è chiaro che ci sono delle implicazioni giuridiche di notevole rilievo, considerando che a tutti gli effetti si induce in errore l'interlocutore, si induce in errore chi vede il video sulla corretta identità del soggetto. Ma fino ad ora riuscivamo anche a distinguere gli uni dagli altri, ma se l'intelligenza artificiale dovesse arrivare a sostituire il mio viso, il tuo viso, io potrei trovarmi in un video del quale non faccio assolutamente parte, però è così attendibile che una persona può dire no, eri tu. Così attendibile perché chiaramente le tecniche sono sempre più sofisticate, le tecniche informatiche, però queste sono delle sfide ardue che si sta ponendo il legislatore e che il giurista inevitabilmente è chiamato ad affrontare. Assolutamente, vero, e non sarà sicuramente facile. Assolutamente. Stefano. Eh sì, volevo completare insomma un po' le curiosità dal Sole 24 Ore parlando in tema anche un po' di vacanze, diciamo così. C'è questa statistica, cioè o meglio statistica, c'è cioè una statistica reale, in realtà non è una statistica sui numeri. Rilascio passaporti nel caos, cancellati oltre 80.000 viaggi, e infatti sono questi numeri, insomma 80.000 i tour annullati, quasi 160 milioni di euro di danni per le agenzie di viaggio per il caos e per i ritardi nel rilascio di nuovi passaporti o anche semplicemente per i rinnovi. Allora il Ministero degli Interni ha annunciato un piano di potenziamento, gli operatori turistici e le aziende però sono ovviamente in difficoltà. Francesco, quindi devi muoverti se vuoi. No, io il passaporto ce l'ho, la nostra Mara ce l'ha, sì, fatta, è partita, quindi non abbiamo avuto problemi, però effettivamente poi va anche rinnovato, qualcuno dimentica di rinnovarlo, devo andare a controllare, ma credo abbia 4-5 anni, non dovrebbe essere 10 anni il rinnovo del dovrebbe, ma non ne siamo sicuri, ricordo. Quindi non mi prendete per attendibile mai nella vita in generale. Stefano, passiamo dall'intelligenza artificiale, quindi da cose estreme a un rinnovo di passaporto impossibile. Una cosa tra virgolette semplicissima, tra virgolette, però che però ha difficoltà, che crea però difficoltà, insomma. Tu ce l'hai il passaporto? Sì, assolutamente. Rinnovato? Non è ancora scaduto, cioè, hai una certa età, dobbiamo sempre porci delle domande. Sì, continuiamo. Anche sei sempre tu, più piccolo, diciamo, di me però. Infatti. Continuiamo pure con le notizie. Assolutamente, del giorno. Andiamo sul Corriere della Sera, vado direttamente sull'edizione online perché c'è ovviamente il tema che si sta chiaramente discutendo moltissimo in queste ore, cioè quello dell'anarchico Cospito, condannato al 41 bis, resta il 41 bis, almeno questa è la linea del governo venuta fuori anche da una riunione che c'è stata nella serata di ieri, pensano di aiutarlo con le minacce ma così gli fanno un danno, questa è un po' la linea dello stesso governo, misure ritenute necessarie per l'alto livello dello scontro, si teme una possibile saldatura tra diversi gruppi antagonisti non solo anarchici, perché ovviamente qui poi entra in campo, abbiamo detto insomma anche prima della trasmissione, non entriamo nello specifico, però ovviamente entrano in campo una serie di altre questioni giuridiche che poi ovviamente è un po' difficile, di cui è difficile parlarne in poco tempo questa mattina. Comunque la cosa purtroppo importante è che questa rete di anarchici in Italia è abbastanza, diciamo, estesa o comunque piuttosto organizzata, lo stiamo vedendo, 150 estremisti tra Torino, Bologna e il nord-est, a Milano è massima allerta, ci sono state due pattuglie, insomma due auto della polizia locale che sono state praticamente date alle fiamme, ce ne sono state 5 invece nella sede team di Roma, nella capitale, che altrettanto sono state date alle fiamme, insomma chiaramente lo scontro comincia a diventare anche molto importante, l'allerta è altissima da questo punto di vista perché insomma si rischia anche poi di avere
ulteriori, diciamo, importanti attacchi da questo punto di vista. Le cellule vengono attivate, tra le altre cose, attraverso alcuni siti web. Francesco, l'Italia ne ha passate tante, ecco, da questo punto di vista. Quindi... Noi siamo, sì, sicuramente abbiamo un passato nel terrorismo. Sono atti terroristici, sì, a tutti gli effetti, fortunatamente, sì, verso cose, in questo momento speriamo rimangano tali o terminino assolutamente. Abbiamo parlato poco prima dell'inizio della trasmissione, abbiamo detto gli argomenti del giorno sono questi, ma Mara, dovremmo dedicare un'altra, certo, puntata all'ergastolo ostativo. Certo, una selezione degli argomenti, per forza di cose. Al 41 bis, perché se no, solo per fare un preambolo e spiegare bene le cose, avremo bisogno di, certo, un'ora, credo. Un preambolo ricognitivo, non dico un'ora, ma mezz'ora abbondante. Allora, lo lasciamo da parte, dedicheremo, anche perché è un argomento molto dibattuto e si parla anche di tanti argomenti all'interno dello stesso argomento, vedi lo stato naturalmente delle carceri, e c'è anche una storia naturalmente all'interno di quello che è successo ai giudici Falcone e Borsellino e via dicendo. Lo teniamo per un'altra puntata? Molto volentieri ci sono per... Va bene, andiamo oltre, Stefano. Eh sì, passiamo alla cronaca, la cronaca che arriva purtroppo da Alatri, nel Lazio. C'è stata una sparatoria ieri sera davanti ad un bar, un 18enne praticamente è stato colpito alla testa ed è clinicamente morto. Sfortunatamente l'aggressore avrebbe esploso dei colpi da uno scooter, i carabinieri sono intervenuti, stanno ascoltando ovviamente i testimoni. Qui c'è una breve ricostruzione: c'era stata una maxi rissa nel weekend tra bande di giovani appunto in questa cittadina, Alatri, in provincia di Frosinone, e poi ci sono stati, purtroppo c'è stata questa spedizione punitiva. Ovviamente una bruttissima storia che arriva dal Lazio, brutta storia anche quella che arriva in realtà dal Tarantino, o meglio da Taranto città. Lo vediamo su Taranto News 24, ne abbiamo parlato anche in tarda serata di ieri. Fiamme all'ultimo piano di un palazzo a Taranto e purtroppo deceduta una anziana donna che era disabile, a cui i soccorritori non sono riusciti a che i soccorritori non sono riusciti a raggiungere. Purtroppo è successo in piazza Giovanni XXIII, le vediamo le fiamme. Ieri, tra le altre cose, il web era abbastanza pieno di anche video di questo appartamento in fiamme. Purtroppo la donna anziana non ce l'ha fatta, non è riuscita a fuggire da da quell'inferno, insomma, ecco, diciamo così, che insomma queste notizie non è mai bello purtroppo vederle, però è così. E poi c'è stata invece un'altra notizia un po' più leggera, diciamo così, a Brindisi. Ecco, qui siamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. I tifosi erano al palazzetto a vedere la squadra, insomma, di basket, e i ladri però nel frattempo erano nel parcheggio a rubare autovetture. Ovviamente diciamo fa notizia perché chiaramente è una cosa che purtroppo accade, e fa notizia ancora di più perché insomma era una partita molto sentita, molto importante, e sicuramente insomma non ci si aspettava poi di uscire dal palazzetto e di non trovare più le proprie vetture. Però è accaduto anche questo. Accade anche questo, ricorda un po' i film di Paolo Villaggio, esatto, e Lino Banfi. Però siamo nella realtà e purtroppo sappiamo qual è la realtà e lo stato dei fatti molto spesso al sud in generale, nella nostra Puglia, ma anche in tutta Italia. Tra poco continuiamo anche con Stefano. Mi ero segnato una frase, l'ultima che hai detto prima della pubblicità: attecchisce dove il manipolato non sa di esserlo. Ma se io sono manipolato, come faccio a rendermi conto di una manipolazione? Teoricamente bisogna prevenirla. Intanto non è agevole capacitarsi di essere manipolati. Il principio però è il seguente: il manipolatore cerca di instillare delle categorie di pensiero che iniziano un'esistenza autonoma nella mente del manipolato, influenzandolo negativamente. Facciamo un esempio. Allontanandolo, per esempio, dai familiari. Rapporto fisiologico con i familiari. Ad un certo momento questo rapporto viene esautorato perché il partner inizia a sabotarlo lentamente. Mette dei grilli in testa, esatto, piccolini, pian piano, esatto, facendoli capire, facendoli intendere, pensare, esatto, cose che anche che non gli esistono. Amici. Esatto, anche nei rapporti amicali. Il classico divide e timpera.
facendo sorgere il sospetto che quel comportamento sia ambiguo di quell'amico e che si presti a interpretazioni malevole. La prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta. Se vivi ogni giorno con una persona. Esatto, ti rendi conto che magari quella persona non racconti una realtà così com'è, ma offre un'interpretazione distorta, edulcorata, alterata dei fatti. E però a questo punto ti chiedo, dobbiamo essere scettici nei confronti di chiunque o semplicemente essere un po' più svegli? Bisogna così. Essere un po' più propensi a rinvigorire il senso critico nei confronti degli altri, cioè quando qualcuno ti dice qualcosa, sottoporla al vaglio critico, sentire non due campane ma tre, quattro e generalmente agire sulla base di un'idea propria che si è formata su una serie di convincimenti attendibili. Però come hai detto tu, se ci sono delle persone delle quali ci fidiamo nella vita e c'è qualcuno che naturalmente vuole cambiare questo corso di cose, sicuramente è un atteggiamento particolare, il senso critico non bisogna mai perderlo. Esatto. Non è facile, assolutamente, perché quello che stiamo dicendo può sembrare intuitivo. Semplice, intuitivo, ma non lo è quando ti trovi poi nella vita reale, però ci dobbiamo sicuramente provare. Stefano, qualche altra notizia? Assolutamente sì, restiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno perché c'è una notizia importante che arriva in tema di energie anche rinnovabili, perché il tanto discusso TAP, il famoso insomma gasdotto che porta praticamente il gas metanodotto dall'Azerbaigian fino a Melendugno, aumenterà la sua capacità ad 1,2 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2026. Sappiamo inevitabilmente quanto importante sia l'energia, il gas, insomma, in particolare in questo momento storico. E allora praticamente, come si legge sulla Gazzetta, il TAP, gestore del metanodotto che dall'Azerbaigian trasporta il gas alle coste di Melendugno, attiverà il primo livello di espansione, ovvero la capacità aggiuntiva per 1,2 miliardi di metri cubi all'anno attraverso contratti di trasporto a lungo termine entro 3 anni. Qui poi c'è ovviamente la spiegazione, però è un importante in questo momento approvvigionamento di gas. Sappiamo quanto è complesso, no? Proprio questo momento storico dell'Italia. E poi invece c'è un'altra notizia, più che altro una curiosità. Torniamo sul Corriere della Sera, parliamo di Australia e di una piccolissima capsula smarrita sostanzialmente, ma che è altamente radioattiva e praticamente potenzialmente letale, così si dice. È smarrita dal gigante delle miniere Rio Tinto. Questa è la dimensione della capsula, vedete, a confronto praticamente con una monetina, quindi ancora più piccola. Però questa capsula, che misura 6 mm per 8, sarebbe caduta da un camion nell'ovest del paese tra Perth e Newman, e l'azienda, che è già impopolare perché aveva scavato in un sito sacro, si è detta dispiaciuta semplicemente. Però è molto preoccupante questa dispersione, in pratica potrebbe creare, lo vediamo, è scritto qui ora, se questa capsula viene toccata potrebbe causare gravi danni all'organismo, ustioni, piaghe sulla pelle, malesseri severi, sino anche purtroppo alla morte. Dunque, insomma, c'è questa notizia curiosa, una piccola capsulina così. Smarriscono del cesio, esatto. E dicono, chiedono scusa. È capitato. Non so come possa venire, però in Australia, alle volte, vedi, siamo sempre a dire che noi italiani siamo particolari, ce ne diciamo di ogni, però forse anche all'estero succede qualcosa che ricorda un po' queste cose. Ci fermiamo qualche secondo, restate con noi. Da 130 anni creiamo emozioni. Per noi di Divella, le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo, dal 1890, tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Perché dai tempi del nostro primo mulino, la nostra passione è rimasta quella di allora. Divella, passione mediterranea nel mondo.
La TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV, con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. Del mattino, buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto di Caffè Latte in questo momento, buona colazione a voi e anche a chi sta andando a lavoro in questo momento. Mara, io sto imparando ad essere un bravo chef, quindi ti devo lasciare qualche secondo, okay. Poi naturalmente farò provare anche a te le mie delizie, arrivo subito. Oggi dovremo cucinare, credo, sughero e qualcosa di particolare che vedo qui, ma non so se... Ah no, ho sbagliato. La gag! Cosimo, ciao, come stai? Buongiorno. Cosimo, Maddalena, pasticcere rinomato, ancora una volta siamo insieme per cucinare. Sì. Cosa facciamo oggi? Allora, oggi facciamo una cosa molto molto semplice. Mi piace, a te sono sempre semplici, poi quando le devo realizzare a casa diventano difficilissime. Però di gran gusto oggi. Mi piace, allora oggi mi piace. Che ci prepari? Allora, oggi realizziamo una torta caprese, classicissimo dalla classico pasticceria italiana. La chiave particolare è che ho adattato questa ricetta al... un discorso di intolleranza. Perfetto. Quindi sarà una torta caprese senza glutine e senza lattosio. Credo sarà utilissima e seguitissima sia dagli amici di Caffè Latte che anche sui social, perché sappiamo benissimo quanto queste tematiche siano importanti. Molto importante. Ormai. Allora, molto importante. Gli ingredienti ce li abbiamo qui davanti, sì. Stiamo vedendo anche naturalmente le quantità che potete utilizzare per la vostra torta. Torta per quante porzioni? Quella va benissimo anche per 8-10 porzioni. Ok, perfetto. Poi se abbiamo gente appassionata. Se siamo io e te, diciamo se che siamo io e te per ce due, la dividiamo, dovrebbe bastare. Allora, iniziamo con il Partiamo procedimento. Subito. Quindi abbiamo olio di semi, in questo caso un olio di semi neutro, quindi semi di girasole. Che troviamo facilmente in tutti i supermercati. Sì, ormai è diffusissimo. Quindi andiamo in pentola e lo andiamo a scaldare. Perfetto, benissimo. Deve scaldare intorno ai 40 gradi. Ok. Ci aggiungiamo il nostro burro di cacao. Quindi fiamma bassa. Fiamma bassissima. Ok. Lo dobbiamo friggere nel soffriggere. Perfetto. Quindi dobbiamo essere molto delicati. Aggiungiamo burro di cacao, me lo ricordo. Qui poi abbiamo del cioccolato fondente. Ok. Al 60%. Qui abbiamo zucchero. Semolato, uova. Uova, questo sembra polvere, pecorino, ma è polvere di mandorla. Sempre polvere di mandorla. E polvere di mandorla. Sì. Poi abbiamo del rum, che sarà la nostra parte aromatica, come ben sai, il rum con il cioccolato. Rum preso naturalmente anche da una bottiglia che abbiamo in casa, senza problemi. Sì, sì. Ok. Se non abbiamo il rum, il Cointreau, un liquore all'arancio, un liquore alla vaniglia. Perfetto. Insomma, tutti quei liquori che si sposano benissimo con il cioccolato. Vedo ancora qui. Questo è del lievito chimico in polvere. Ok.
E poi quindi concludiamo il tutto. Qui vedo anche, credo sia, poi per il decoro abbiamo dello zucchero a velo e delle mandorle affettate, leggermente tostate in forno. Le lasciamo da parte e le vediamo dopo, esatto. Sicuramente. Perfetto. Quindi andiamo subito con il procedimento. Questo abbiamo detto che è cioccolato. Cioccolato fondente. Io verifico sempre naturalmente, perché metti che sei un truffatore, devo verificare. È cioccolato. Aspettiamo 10 minuti. No. Va benissimo, è cioccolato. Prego. Abbiamo scaldato l'olio con il nostro burro di cacao e versiamo all'interno il cioccolato. Oh, perfetto. In questo modo. Mescoliamo. Come vedi, la temperatura. Ecco come si scioglie anche direttamente, naturalmente, il cioccolato. Io ho spento ovviamente il fornello. Ok. In questo caso abbiamo la piastra induzione. Io ho spento. Come mai? Perché avendo già l'olio e il burro di cacao arrivati, sono già giunti a temperatura, non c'è bisogno. Tieni conto che il cioccolato fonde intorno ai 40-45 gradi. Ok, quindi a bassa temperatura. Sì, altrimenti andiamo a bruciare quello che è la parte aromatica del cioccolato. Ecco perché d'estate, se avete dei cioccolatini, finiteli sempre prima della stagione estiva, perché a me è capitato mille volte quando ti regalano i cioccolatini e ce li hai in macchina e trovi poi qualcosa di sciolto in macchina, non è piacevole. Trovi un relitto di cioccolato. Non commestibile, ricordiamolo naturalmente. Sì. Allora, abbiamo creato naturalmente una crema di cioccolato. È perfettamente fuso. Ora, all'interno della coppa dove abbiamo messo la polvere di mandorla, andiamo ad inserire gradatamente. Prima lo zucchero. Quindi lo zucchero. Andiamo a dare una mescolata con le mandorle. Ok. Come ti dicevo, è veramente semplice, perché non c'è né da montare né da avere nessun accorgimento particolare. Quindi una volta che abbiamo tutti gli ingredienti riusciamo a farla anche tranquillamente a casa. E tra l'altro hai detto una cosa importantissima: essendo senza lattosio e senza glutine, che come vedi non c'è presenza di farina. No. E quindi io praticamente sostituito quello che è la ricetta tradizionale dove si utilizza il burro, il burro classico. Io ho fatto una miscelazione di grassi diversa con il burro di cacao e l'olio di semi. Ok, perfetto. Naturalmente, anche se avete degli invitati a casa, sa che c'è qualcuno che può avere delle intolleranze, avete l'escamotage, fare anche bella figura e riuscire ad avere un dolce. Certo, tieni conto che anche all'interno dei nostri laboratori immagino sia sempre più richiesto, o ci siano sempre decisamente più... Decisamente sì. Non a caso io da qualche anno ho ormai lasciato fuori dal laboratorio il latte normale, utilizzo solo latte senza lattosio, proprio per evitare, diciamo, mescolanze o pericoli di qualsiasi genere. Certo, naturalmente. E poi credo anche l'industria si stia adeguando, anche voi naturalmente seguite quelle che sono le situazioni che le intolleranze alimentari, come il regime alimentare molto spesso cambiato, no? Rispetto a quella che era 30 anni fa, no? Le nostre abitudini alimentari decisamente cambiate. Quindi il giusto professionista deve comunque sia stare al passo, seguire naturalmente le necessità. Allora, assolutamente, come ti dicevo, il nostro impasto è già pronto. Mentre chiacchieriamo abbiamo già tutto pronto. È già pronto. Quella... prendiamo una torta. Ok. Io utilizzo del burro spray a casa. Questo è per le zanzare? Per le zanzare. Che cos'è? Burro spray? Questo è burro spray. Ah, è praticamente un burro messo all'interno di una bomboletta, mescolato con la fecola di patate. Lo si trova sempre in... ormai nei supermercati. Ok, io chiedo sempre perché se sono ricette da fare a casa, devo sapere dove prenderle. Ok. Quindi, spruzziamo semplicemente la nostra tortiera. Perché hai scelto il burro spray e non del normale burro? Perché come ti dico, io quando faccio questo in laboratorio noi andiamo con 200-300. È molto più veloce. Quindi potremmo anche avere burro e spennellare. Sì, però in questo caso, dato che stiamo facendo una ricetta senza latte, non dovremmo utilizzare del normale burro, quindi o della margarina infusa, oppure lo stesso olio di semi che abbiamo utilizzato. Perfetto, chiarissimo. E poi praticamente la rivestiamo non con la farina, altrimenti perderemmo il senso inutile, ma la fecola di patate. Perfetto, chiarissimo, dei, e va benissimo anche perché abbiamo seguito tutto quanto. L'impasto, questo è l'impasto, come vedi, è abbastanza
cremoso. Sì. Ok. Andiamo direttamente. Interessante, devo dire. Io quando vedevo la nonna o la mamma fare gli impasti, era più quello che mangiavo pre-cottura che dopo cottura. Mi hai tolto anche tu l'hai sempre fatto, vero? Non so. Alle volte avevo qualche mal di pancino, facciamo così, quando ero piccolo, sì. Però ora lo evito, facciamo così, però tra un po' mi vado da lì. L'ho già visto, c'è il frustino lì. Ok, allora, livelliamo il composto. Ok, sempre per crearlo naturalmente. Lo battiamo leggermente, in questo caso andiamo in cottura. Mm. Ok. Per la caprese abbiamo una cottura particolare, mentre solitamente si cucina a 170-180, per la caprese dobbiamo avere una cottura più lenta, mm-hmm. ma più prolungata. Okay. Quindi abbiamo 150-155 gradi all'interno del forno per 35-40 minuti. Perfetto, 150 gradi, 35-40 minuti. Come ci rendiamo conto se è pronta? È solo stuzzicadenti, una questione... no? No, perché questa è una torta molto umida, quindi quando noi andremo al taglio ci sembrerà quasi cruda all'interno. Ok. Perché questo viene dato dalla presenza dei grassi e della farina. Quindi non vi spaventate, non sarà cruda dopo 35-40 minuti, ma la sua consistenza. Va solo fatta riposare all'interno della tortiera. Perfetto. Il risultato è questo, che tu naturalmente avevi precedentemente già preparato. Se tu ci poggi il dito. Abbiamo lavato le mani anche perché la mangiamo noi, quindi non è che... Sì. È molto umida. È vero, si sente, è vero, effettivamente sì. Quindi lo andiamo a terminare con dello zucchero a velo. Ok. Anche qui non dobbiamo lesinare, dobbiamo essere abbondanti. Perfetto. Ecco lo zucchero a velo. Devo dire, a te piace la caprese? La fai spesso? Sì, a colazione soprattutto nell'ora del tè. È vero, è eccezionale. E poi le avevamo viste prima. Per ricordare, no? Le mandorle che ci abbiamo messo all'interno. Andiamo a decorare con delle mandorle tostate. Caprese semplicissima, l'abbiamo già terminata. Abbiamo visto anche quanto il procedimento potesse essere abbastanza semplice da fare, ma soprattutto l'abbiamo detto senza lattosio e senza glutine. E senza glutine, essenziale. Cosimo, grazie. Questa è la nostra torta, abbiamo visto naturalmente tutti gli ingredienti e anche i quantitativi. Io ti lascio al tuo lavoro, appena mi allontano naturalmente quella la porto via, te la restituisco la prossima volta perché devo fare qualcosa con questa. Ci vediamo prossima volta. Ciao Francesco. Torno in studio. Ricordati la frusta. No, ma ditevi voi come non si fa, cioè tu l'hai mai fatto questa cosa dell'impasto crudo? Io sempre. Cioè quando la torta di mele al cioccolato, prima di entrare naturalmente in forno, mi mangiavo l'impasto crudo, ma tanto anche, tant'è che poi stavo male. Stefano, a te è capitato? No, la solo pasta cruda. Sempre, è una cosa, è un errore mio, mi rendo conto, assolutamente. Allora, Stefano, fra poco vedremo naturalmente se hai altre notizie, invece l'avevamo annunciato prima e ce l'abbiamo con noi in collegamento dall'Antartide addirittura, il professor Giuseppe Mastronuzzi. Buongiorno Giuseppe, come stai? Buongiorno a voi, bene, grazie. Ciao, allora, Francesco, professore, buongiorno a tutto il pubblico. Finalmente ce l'abbiamo fatta, a te dobbiamo dire buonasera perché naturalmente vi avviate verso il tramonto. Professore dell'Università degli Studi di Bari in Antartide per la 38esima spedizione italiana. Come si sta in Antartide, Giuseppe? Che cosa state facendo? Beh, è un mondo fantastico, è un mondo difficile da immaginare se non si viene qui a vederlo. È un mondo nel quale in questo periodo regna la luce 24 ore al giorno, un periodo nel quale c'è un silenzio estremo. Quando si lavora si è quasi ovattati in un ambiente che è ancora selvaggio e per buona parte intonso. Purtroppo è un ambiente che fa parte del pianeta e quindi noi veniamo qui per capire nelle aree che sono ancora vergini quali sono le prospettive del nostro pianeta. E veniamo qui non solo noi geologi, ma vengono anche biologi, oceanografi, fisici, chimici, per capire come risponde il pianeta e come risponde l'Antartide alla presenza dell'uomo e alle attività dell'uomo. In questo periodo è un periodo di riscaldamento globale
e quindi i ghiacci vanno in fusione, ne consegue che cambiano le temperature, cambia la circolazione dell'atmosfera, cambia la circolazione dell'idrosfera, quindi degli oceani, cambia il livello del mare e tutte le forme di vita si adattano a questi cambiamenti. Quello sullo sfondo è il Monte Melbourne che abbiamo di fronte alla stazione Mario Zucchelli, che è la stazione italiana, e che viene raggiunta periodicamente dal rompighiaccio Laura Bassi, che è una nave dell'Istituto Oceanografico Italiano, che permette di far arrivare ricercatori e rifornimenti alla stazione Mario Zucchelli, gestita nell'ambito del Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide dall'ENEA e che accoglie ricercatori delle università, del CNR e di altri enti di ricerca. Giuseppe, ti faccio una domanda: quanto durerà la spedizione? Ma la spedizione in questa base dura 4 mesi e mezzo, è una spedizione estiva e siamo ormai al termine, nel senso che verso il 20 di febbraio sarà chiusa la base dal personale tecnico. Invece c'è un'altra base, che è la base Concordia, gestita con i francesi, è una base italo-francese, che resta aperta per 13 mesi e quindi resta aperta tutto l'anno e ha in continuazione una presenza di ricercatori in parte italiani, in parte francesi, che vedranno anche il buio per 4 mesi di seguito, come noi adesso stiamo vedendo per 4 mesi. Siete un gruppo di ricercatori, siete in tanti, sicuramente ci sono collaborazioni internazionali. Tu di che cosa ti occupi specificatamente? Io sono il responsabile di una parte di un progetto che è coordinato dal collega ricercatore del dottor Gasperini dell'ISMAR di Bologna, ed è un progetto che mira a capire come risponde l'Antartide alla mancanza della pressione del ghiaccio. In sostanza l'Antartide si solleva perché non c'è più il ghiaccio che lo tiene compresso, e quindi questo è uno delle il sollevamento che ne deriva ci permette di capire alcune cose sulle variazioni del livello del mare, ma anche sulla composizione interna del pianeta, quindi sulle relazioni litosfera e astenosfera. Giuseppe, hai parlato direi una cosa, naturalmente tu adesso finisci la tua spedizione, quando torni poi ce lo vieni a raccontare dettagliatamente qui in studio, ti va? Molto volentieri, sempre a disposizione. Va bene, allora la ti nostra aspettiamo... terza missione. No, ti faccio l'ultima domanda: la focaccia barese l'hai messa in valigia o stai senza focaccia per 4 mesi? Perché io non so se ce la farei. Io sono tarantino, mi sono portato le cozze tarantine. Perfetto, ottimo, e le puoi trovare anche lì. Però così te le porti. Va bene, Giuseppe, in bocca al lupo per la spedizione, ci vediamo presto e buona prosecuzione naturalmente di studi in Antartide. Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata a tutti. E non deve essere facile 4 mesi senza le cozze tarantine eccezionali e la focaccia. E senza i panzerotti. E senza anche i panzerotti. Mara, siamo al termine della nostra trasmissione. Come al solito avremo ancora tantissime cose da discutere e dipanare. Torna a trovarci presto. Molto volentieri. Perché gli argomenti sono sempre tanti ed è un argomento che sicuramente anche a casa interessa tantissimo. Questa tazza, come al solito, è tua. Grazie. Io te la regalo, così ci pensi quando sei in studio. Stefano, in chiusura abbiamo qualche last news? Velocissima, proprio di questi minuti, una seconda donazione multiorgano dell'anno in Puglia, al Bonomo di Andria, una 84enne di Trani, ha donato reni e fegato, un bellissimo gesto, come al solito, che raccontiamo, perché insomma sempre, li raccontiamo sempre perché sono importantissimi. Davvero, chiudiamo grazie. Con la slide finale. Chiudiamo con la slide finale, la vediamo assieme. Credo, eccola qui. Voglio tranquillizzare le fidanzate e mogli dei giocatori del Monza, sono 30 anni che promette 1 milione di posti di lavoro. La storia la conoscete, Berlusconi a Natale aveva promesso un pullman di donne, facciamo così, ai suoi giocatori, però promette, ha vinto contro la Juve, speriamo non avvenga assolutamente. Noi ci vediamo domani 7:30 del mattino come al solito, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e buon lavoro, a domani.